La Globcar vanta di un'esperienza ventennale nel campo dell'automobilismo per offrire ai propri clienti un servizio completo e affidabile. All'interno della nuova officina troverete tutto ciò che vi potrà servire per poter riparare la vostra auto in modo competitivo e tempestivo. Inoltre, da Globcar potrete usufruire del centro revisioni, installazione di impianti GPL, sostituzione di cristalli, montaggi di antifurto meccanici ed elettrici. Globcar, via Baresano da Trani 20, Andria, ampio parcheggio sorvegliato. Che il maestro Vincenzo Di Palma organizza sotto l'egida della Federazione Italiana Kickboxing e Muay Thai, che io presiedo in Puglia. E vi devo dire che ha fatto un grandissimo lavoro, più grande di quello dell'anno scorso, e vorrei ringraziarlo al nome non solo della Federazione Regionale, ma della Federazione a livello nazionale, che si è congratulata già per il matchmaking e la scorsa edizione. Grazie Vincenzo. Grazie per l'applauso. Ringrazio di cuore anche io gli sponsor, il comune con l'assessore e il sindaco, perché senza il loro patrocinio per questo evento probabilmente non ce l'avremmo fatta. Però ringrazio davvero Vincenzo con i suoi atleti che girano ormai l'Italia da anni, sia con me che per galà che organizzano fuori, e li chiamano comunque perché è una scuola di kickboxing e Muay Thai ad Andria, che ha 4 campioni italiani veri, gente che ormai combatte in giro e che io sono orgoglioso di rappresentare e di cercare di mettere nei galà in tutta Italia. Quindi ringrazio anche chi lavora con lui in palestra. Credo che meritino un applauso. Ora lascio 2 secondi il microfono al maestro Di Palma, così iniziamo con la serata, per farvi gustare qualcosa di, almeno sperando che di gradito. Grazie ancora a tutti, grazie davvero. Signore e signori, buonasera. Scusate, non ho la voce. È dalle 5 di stamattina che monto il palco, passerella, ring, eccetera. Lo so, è inutile dire che sono un po' emozionato, perché effettivamente non sono abituato a parlare in pubblico. Volevo ringraziare, oltre che gli sponsor, il comune, l'assessore Flavio Civita e tutti quelli che mi hanno dato una mano, anche il commissario regionale della Federazione Italiana Kickboxing, perché mi dà sempre una possibilità. E niente, adesso chiudo, perché la verità, sono senza voce, non riesco più a parlare. Spero vi piaccia questo spettacolo
Spero di poter fare la terza edizione ancora meglio di quella di quest'anno e dell'anno scorso. Grazie. Grazie ancora, grazie a tutti. E allora gli atleti ci sono tutti e qui riproporrei un grande applauso. E allora siamo pronti per la prima sfilata. Corso Buenos Aires, Andrea. Primavera, estate 2012, per voi. Come on.
Corso Buenos Aires. Quasi Napoli. Gianluigi Laporta. Partiamo con il primo match classe C, senza protezioni. Gianluigi Laporta, atleta della Pro Fighting Napoli. Un atleta abbastanza scomodo poiché è guardia destra, è un atleta molto alto, non vanta granché di incontri senza protezioni, sono atleti classe C, stanno all'esordio per quanto riguarda il discorso del professionismo, ma comunque atleti abbastanza validi. Gianluigi Laporta si scontrerà contro Domingo Simeone, un altro atleta, un atleta di casa, ha disputato i campionati italiani terza serie nella Federazione Italiana Kickboxing, l'unica riconosciuta dal CONI nelle discipline di sport a combattimento, e sicuramente questo sarà un grande incontro visto le qualità tecniche di entrambi gli atleti. Vedremo come andrà a finire questo match, sicuramente sarà un match abbastanza piacevole, visto che i due avversari sono entrambi stessa altezza e quindi cercheranno di dare un grande spettacolo. Osservare all'angolo di Domingo Simeone il presidente regionale Graziano Lassandro della Pro Fighting Santeramo. Per chi non lo sapesse, la Pro Fighting è il primo circuito nazionale ed internazionale di professionisti. Graziano Lassandro vanta atleti del calibro di Giuseppe Damuri, che combatterà al Glory il prossimo 3 novembre, e di Florenzo Pesare, pluricampione italiano di Thai Box professionisti. Mentre all'angolo di La Porta anche Luca Donadio, una nostra vecchia conoscenza, classe A anche lui, professionista sempre della Pro Fighting Napoli. Sicuramente sarà un incontro interessante questo, perché oppone due atleti differenti a livello tecnico. In La Porta, lo sappiamo, è un guardia destra, quindi effettivamente gli atleti di guardia destra sono sempre un po' difficoltosi per quanto riguarda soprattutto chi non ha molta esperienza a livello professionistico, ma Domingo Simeone è un atleta che ha saputo farsi valere sicuramente ai campionati italiani, l'abbiamo visto, è riuscito a battere parecchi atleti. Ecco, partiti, adesso sono partiti. Questa è la fase di studio, si stanno studiando. Domingo Simeone ha preso l'iniziativa con un bel middle kick preciso, qui c'è la risposta di La Porta, ma non me la vedo troppo concisa, e Domingo Simeone ancora a segno con un middle kick, una combinazione semplice. Ora low kick di La Porta, scambio di colpi, ginocchiata al fegato di Domingo Simeone. Ecco, sono atleti che a livello professionistico non hanno molta esperienza, ma sono abbastanza validi perché stanno intraprendendo ancora un low kick di Simeone. Si studiano ancora. Un low kick bloccato dalla porta. È una fase un po' confusa del match. Non riescono ad entrare. Adesso Domingo Simeone ha avuto anche un colpo basso, una ginocchiata ai genitali. L'arbitro giustamente fa bene a fermare l'incontro per far recuperare l'atleta. Leggermente confusa questa fase del match. Vediamo se riescono a...
ancora fase di studio, calcio frontale di Domingo Simeone, combinazione di pugni andata a vuoto. Secondo me la porta aspetta troppo, dovrebbe prendere più l'iniziativa, altrimenti Domingo Simeone è un atleta che comunque ha dei buoni colpi, ha un buon bagaglio tecnico, quindi effettivamente se la porta non prende più l'iniziativa rischia di subire troppo. Ancora middle di Domingo Simeone, andato a segno. Sembra quasi che la porta stia ammortizzando i suoi colpi, nel senso che non riesce ad entrare, in virtù del fatto che Domingo Simeone ancora ginocchiata bassa, questa si è vista, e deve alzare i calci la porta, altrimenti rischia una penalizzazione. L'arbitro glielo sta dicendo, gli dice di alzare i calci. Fortunatamente sono protetti gli atleti da una conchiglia che gli protegge quella parte genitale del corpo. Prima ripresa finita, una ripresa un po' confusa, secondo me a vantaggio di Domingo Simeone, sicuramente ha tirato più colpi, è stato più costante. Possiamo vedere oltre a Graziano Lassandro anche il maestro Vincenzo Di Palma all'angolo che dà i consigli al suo atleta, ovviamente Domingo Simeone è l'atleta di casa e quindi sta ascoltando i consigli del maestro Di Palma e del maestro Graziano Lassandro. Seconda ripresa, e qua sono partiti più spediti gli atleti. Il Laporta attende ancora, dovrebbe prendere secondo me più l'iniziativa, altrimenti il Simeone riesce a sovrare. Infatti si è visto una combinazione di sinistro-destro e una ginocchiata di Domingo Simeone, ancora un calcio frontale, da parte di Domingo Simeone. La difficoltà di Domingo, buono, un grande diretto destro su un incrocio, ancora middle kick, prende troppa iniziativa Domingo, la porta deve reagire, non può combattere così, deve tirare i colpi, deve uscire dalla traiettoria dei colpi di Simeone, altrimenti rischia di perdere questo match. Dovrebbe entrare secondo me, lo aspetta troppo. Ancora un low kick di Domingo, ma non è andato a segno, bloccato dalla porta. Ora cercano di togliergli il laccetto da Muay Thai dalle braccia, perché comunque è caduto. L'arbitro ha fatto bene a sospendere, poteva andare negli occhi. Ancora un low kick interno di Domingo Simeone. Ancora iniziativa di Domingo, il Laporta adesso, ecco ancora un diretto sinistro, il Laporta è in difficoltà, deve girare, deve reagire, deve incrociare di box, altrimenti secondo me anche questa ripresa è a favore di Domingo Simeone, ancora middle kick. È un po' contratto, non è molto esperto Gianluigi Laporta, ma secondo me dovrebbe lavorare comunque di più. Ancora sinistro-destro, middle kick, l'ABC della kickboxing. Il Simeone non fa cose straordinarie, però alla fine le tecniche di base premiano sempre e lo stanno premiando perché secondo me, dal mio modesto parere, anche la seconda ripresa è a vantaggio di Domingo Simeone.
sia la prima che la seconda. Vedremo se nella terza ripresa Gianluigi Laporta possa capovolgere la situazione. Dovrebbe tirare fuori dal cilindro qualche colpo particolare, perché se continua a combattere così, ad interpretare il match così, sarà difficile portare a casa il risultato, in virtù del fatto che Domingo Simeone lo vedo in netto vantaggio. Vedremo. Ancora lo kick di Domingo, tiene la distanza, un high kick adesso, buon semispostamento in rotazione, l'ha mandato a vuoto. E sicuramente l'atleta di casa è molto più mobile, è sicuramente più preparato di Gianluigi Laporta, si vede. Gianluigi Laporta deve prendere più l'iniziativa, non può subire la pressione di Domingo Simeone, altrimenti non riesce a vincere questo match. Vedremo cos'è capace di combinare. Niente, ancora Domingo si sbilancia un po', ma sempre lui che cerca di prendere l'iniziativa. Secondo me dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere la porta. Adesso la porta prova con un middle kick, ma comunque un middle kick senza convinzione. Ancora Simeone. I colpi di Simeone non sono forti, sono leggeri, però comunque vanno a segno rispetto ai colpi di La Porta, che ecco ancora ci prova Domingo Simeone per via dritta. Molto intelligentemente Simeone cerca di far passare i secondi preziosi, perché sa di star vincendo. Adesso ginocchiata al fegato, questa l'ha sentita La Porta. Sa di stare vincendo, ripeto, Domingo Simeone, quindi gira, non spreca più colpi, visto che è l'ultimo match. Vuol portare a casa questa vittoria davanti al suo pubblico. Ancora calcio frontale. Lo tiene lontano con i calci frontali. Invece La Porta, anziché ammortizzare questi colpi, dovrebbe, secondo me, cercare dei blitz, visto che sa di essere in svantaggio. Ecco, match finito. Secondo me anche alla terza ripresa è a vantaggio di Domingo Simeone. Io darei la vittoria a Domingo Simeone. Adesso vediamo la giuria cosa ne pensa. All'angolo blu! Ecco la vittoria di Domingo Simeone come preventivato. Non avevamo dubbi, effettivamente ha messo più colpi a segno. Il La Porta non ha preso quasi mai l'iniziativa, ha cercato di ammortizzare il match cercando di evitare il contatto, e quindi Domingo Simeone ha meritato, secondo me, questa vittoria. Va bene. Riproporrei l'applauso per i due atleti. Luca Bertelli, uomo, nuova collezione 2012-2013. You said you felt so happy you could die.
Luca Bertelli, uomo. Continuo a ringraziare Calia Benzine, Caseificio Andriese, Evolution Look, Ristorante G2, Globe Car, Liso Carni. Can I get a little something for the weekend?
ha sfilato per voi Luca Bertelli uomo. La Globcar vanta di un'esperienza ventennale nel campo dell'automobilismo per offrire ai propri clienti un servizio completo e affidabile. All'interno della nuova officina troverete tutto ciò che vi potrà servire per poter riparare la vostra auto in modo competitivo e tempestivo. Inoltre da Globcar potrete usufruire del centro revisioni, installazione di impianti GPL, sostituzione di cristalli, montaggi di antifurto meccanici ed elettrici. Globcar, via Varesano da Trani 20, Andria, ampio parcheggio sorvegliato.